ragazze, eccoci qui con un nuovo video. Questo qui è l'appuntamento mensile dei prodotti finiti del mese, in questo caso del mese di aprile, sempre in collaborazione con la bellissima Roberta, che qui su YouTube trovate come Sunflower Round Creation. Vi lascio naturalmente sempre qui sotto il suo canale, il link del suo canale, e troverete sicuramente il video come video risposta. Sono felicissima, e lo ripeto in ogni video, di portare avanti questa collaborazione. Ormai sono diversi mesi che collaboriamo insieme e mi ripeto, sono davvero felicissima. Allora ragazzi, anche questo mese ho smaltito diversi prodottini, devo dire che sono soddisfatta del mio operato, e partiamo subito con ben 4 prodottini che ho inserito all'interno del progetto smaltimento prodotti. Ne sto terminando altri perché mi sto davvero concentrando, perché li devo assolutamente smaltire, e partiamo subito. Allora, il primo prodotto terminato del progetto smaltimento prodotti è il profumo dell'acquolina, il Pink Sugar. Era questo qui da 30 ml. Mi era stato, come vi ho detto, regalato tempo fa, non l'avevo utilizzato perché in quel periodo non mi piaceva questo tipo di profumazione, invece poi l'ho rivalutato e devo dire che l'ho sfruttato tantissimo e adesso mi manca anche un po' perché mi ero poi abituata ad utilizzarlo, mi piace molto, non so il prezzo perché è stato un regalo di tanto tempo fa, però so che è ancora in commercio come prodotto. Poi, altro prodotto, finalmente termino il mio detergente scrub della Clear Skin di Avon, Clear Skin Professional, ed è praticamente, come vi ho detto, un detergente esfoliante 125 ml. Ragazzi, questo qui è un prodotto ottimo che io consiglio come detergente scrub di Avon, perché è assolutamente un detergente non invasivo, nel senso che i granuli non sono grandi da fare diciamo da dare fastidio. Io lo utilizzavo come detergente da ogni mattina, quindi io ogni mattina mi detergevo il viso con questo prodotto e mi sono trovata benissimo, perché comunque avendo io una pelle grassa mi andava ad opacizzare bene diciamo la pelle e a togliere quelle impurità che potevo avere, quindi andare magari a combattere qualche brufolino che si presentava sul mio viso, quindi ve lo consiglio. Poi, due prodotti del progetto smaltimento prodotti, ma che sono di make-up. Uno è il mascara marrone dell'Avon, il Super Extend Extreme. È fatto in questo modo, vi faccio rivedere lo scovolino. Eccolo qua. Allora ragazzi, questo qui è un mascara allungante ha praticamente, vediamo se riesco a farvelo vedere dal tappo. Vedete questi pelucchi? Sono praticamente delle fibre, quindi questo mascara aveva all'interno delle fibre appunto per aiutare nell'allungamento. Devo dire che come allungante è ottimo perché andava davvero ad allungare le ciglia, ma non ha effetto volume, quindi se volete delle ciglia voluminose non è questo il mascara. Le pettina bene, le districa, però non le volumizza. Come colore mi è piaciuto perché alla fine è un marrone scuro, quindi lo utilizzavo le mattine per andare all'università, per fare dei giri, magari la sera andavo a mettere poi il mascara nero. Comunque mi è piaciuto tanto, non penso di ricomprarlo perché poi mi sono resa conto che effettivamente utilizzo il mascara nero e preferisco quello nero. Però devo dire che chi vuole un look, per esempio le persone che non si truccano molto, che amano i trucchi naturali, io consiglio questo mascara perché non dà tanto volume, quindi comunque rimangono delle ciglia molto naturali, con un colore naturale, però comunque definite perché alla fine è un marrone scuro. Poi, come altro prodotto smaltito, è il fondotinta in mousse di Avon. Eccolo qui, completamente vuoto. Mi è piaciuto tantissimo, ragazzi, vi lascio qui il link della review con applicazione di questo prodotto. Mi piace tantissimo, io ho diversi prodotti per il viso da smaltire e adesso che poi si avvicinerà il caldo io non andrò quasi ad applicare più nulla come base viso perché mi dà fastidio portare il fondotinta d'estate, quindi andrò ad applicare una cipria colorata oppure ho da provare una mini taglia del fondotinta in polvere di neve, quindi insomma alla fine la mia base viso sarà o cipria o fondotinta minerale, per poi arrivare dopo aver preso la bronzatura a non mettere nulla, solamente del blush illuminante, cioè, perché non sopporto le cose sul viso d'estate. Quindi questo qui ve lo consiglio tantissimo anche per le pelli miste, soprattutto per le pelli miste e grasse, perché opacizza davvero tanto ed ha una coprenza media, ma vi rimando al video così potete vedere anche l'applicazione. Poi pesco a caso dal sacchetto.
Allora, ho finito queste salviette struccanti della Conad, sono appunto 25 salviette, non ricordo il prezzo perché le acquista mia madre quando va a fare spesa. Comunque devo dire che ragazze non sono per niente male, non bruciano gli occhi e struccano, diciamo, discretamente il trucco, non eliminano il trucco waterproof, quindi io andavo quando... Diciamo, io utilizzo le salviette struccanti quando magari torno tardi la sera e non mi va di struccarmi. Quindi passo solamente la salvietta anche sugli occhi e magari se proprio vedo che ci sono dei residui, soprattutto di mascara, vado con il bifasico solamente sul, diciamo, a pulire meglio l'occhio. Quindi ve le consiglio, però sappiate che il waterproof non lo eliminano. Poi, come altro prodotto per struccare è questo qui, che è il latte detergente delicato della Vivi Verde di Coop. Questo qui l'ho pagato circa 4 euro alla Coop, appunto, e devo dire ragazze che è favoloso, sono 200 ml di prodotto e cruelty free, infatti c'è anche qui il marchio, e ragazzi è un latte detergente ottimo. Io ci pulivo, diciamo ci struccavo sia gli occhi che il viso, e è fantastico, non brucia, anche se ho notato che se applico troppa quantità all'interno, cioè e va a finire poi all'interno dell'occhio, un po' di bruciore c'è, un minimo di fastidio, però deve essere proprio tanta quantità. Quando mettevo la giusta quantità non avevo assolutamente fastidi. Ve lo consiglio perché poi non ha schifezze varie all'interno, anzi vi faccio uno zoom qui dell'inci, poi magari fate un fermo immagine e lo controllate se vi interessa. Quindi ragazzi, davvero ottimo, ve lo consiglio, ha una profumazione ottima. E questo qui toglie anche il trucco waterproof, se andiamo un po' più ad insistere, soprattutto al mascara, lo toglie tranquillamente, quindi promossissimo come prodotto. Poi, un prodotto per i capelli è la mia schiuma, questa qui della L'Oreal, la Power Ricci Mousse Forma Ricci, vabbè, questa qui la solita, che è stata, diciamo, sostituita poi dalla Pantene, e ultimamente mia madre mi ha preso proprio quella della Conad perché l'ha trovata in offerta a prezzi davvero bassissimi. Devo dire che ieri sera ho asciugato i capelli con questa schiuma e sono venuti molto definiti allo stesso modo, quindi mi piace e la sto sostituendo. Allora, questa qui la conoscete, non mi dilungo più di tanto. Poi ho finito proprio da pochissimo, da pochi giorni, questa crema sebo equilibrante della Bottega Verde. Questa qui l'avevo presa appunto con il mio ordine Bottega Verde, vi lascio qui il link se ve lo siete perso, e l'avevo trovata a 4,99 euro in offerta sul sito, mentre in negozio la trovo sempre sui 25 euro, quindi ho preferito fare l'ordine. Come vedete è completamente terminata, la confezione è davvero molto bella, perché è in vetro, molto professionale, magari un po' scomoda da portare in giro perché comunque è molto larga e molto piatta, diciamo, quindi occupa spazio sia sul lavandino che poi in viaggio, però devo dire che è una crema ottima, una crema che davvero si assorbe in pochissimo tempo. Io la utilizzavo mattina e sera, e quindi la mattina anche prima di andare ad applicare il make up, devo dire che si assorbiva davvero in pochissimo tempo. L'unica accortezza è di mettere una quantità giusta sul viso, perché quando ne mettete un po' di più dovete massaggiare bene perché fa fatica ad assorbirsi, insomma, cioè, ha bisogno di più tempo, però messa nelle quantità giuste è davvero ottima. Sono 50 ml con 12 mesi di scadenza appunto dall'apertura. Ve la consiglio naturalmente in offerta, insomma, io 25 euro non ce l'avrei spesi, ma perché ancora non mi sento di spendere così tanto per la crema viso. Che altro volevo dirvi? Non penso di riacquistarla semplicemente perché adesso ho da provare altre creme per il viso, ma se la ritrovo in offerta e mi sono trovata benissimo, quella penso che la riacquisterò. Poi ho terminato altri due prodotti Conad, sono questi dischetti struccanti, questi qua maxi, mi trovo bene, sono 40 dischetti e mamma l'aveva presa in offerta a 90 centesimi, mi ci trovo bene, ce ne sono, diciamo, di più convenienti in commercio, però mamma li aveva presi quando faceva spesa, insomma ho utilizzato questi qui. Poi ho terminato questo bagno schiuma in formato, diciamo, prova della Omia Laboratoire, bagno sete arboristico all'olio di jojoba 100 ml e con, diciamo, ingredienti abbastanza naturali, vi lascio qui
l'INCI, così potete controllarlo se vi interessa. Questo qui l'avevo trovato in un set in offerta preso da Risparmio Casa con diciamo soli 2 euro insieme alla crema corpo che devo ancora terminare. E mi sono trovata bene perché ragazzi deterge benissimo il corpo ma lo idrata, quindi lascia la pelle molto morbida. Non penso di acquistare il bagnoschiuma diciamo full size solamente perché ho tanti bagnoschiuma da smaltire, però ve lo consiglio vivamente. Poi ho terminato finalmente il mio struccante di Essence, ragazze. Questo qui era quello con la confezione rosa, appunto, con il liquido rosa. Ed è un make-up remover oil free con estratto di camomilla. Questo qui, ragazze, l'avevo acquistato per 1,99 euro, ma non mi ero trovata per niente bene perché non mi struccava nulla, anzi. Mi lasciava tutta una patina, diciamo, nera del mascara o della matita, insomma, intorno all'occhio. E per andare a rimuovere quella patina dovevo strofinare tanto sulla pelle che comunque la lasciava macchiata. Per terminarlo, che cosa ho fatto? Ho aggiunto del semplice olio di oliva che avevo qui in casa, creando così uno struccante bifasico. In quel modo l'ho terminato e devo dire che mi è piaciuto molto in quel modo perché andava a idratare, ecco, magari le ciglia o comunque la zona dell'occhio attraverso l'olio d'oliva. E scioglieva tutto i residui di make-up, anche il mascara waterproof. Però, ragazze, da solo così venduto in commercio, io non ve lo consiglio perché mi sono trovata davvero malissimo. Poi, altro prodotto è un prodotto per il corpo ed è lo scrub della Planet Spa. Questo qui è l'olio d'oliva ai fiori d'arancio. Mi sono trovata molto bene, uno scrub non invasivo. Quindi comunque leggero, ma che a me andava a levigare benissimo la pelle. Io diciamo in questa zona qui sotto ho la pelle che tende a formare tipo buccia d'arancia, cioè ad essere un po' più secca. Applicando, diciamo, facendo lo scrub in quella zona e poi applicando una crema idratante, ragazzi, la pelle comunque era liscia. Quindi un ottimo prodotto, 150 ml. Questo qui lo trovate con diciamo a vari prezzi all'interno del catalogo, dai 5 ai 7 euro. Insomma, poi ho terminato. Vabbè, vi mostro semplicemente la lametta per la depilazione. Io uso queste qui della Bic colorate. Poi una spugnetta per il trucco che è un po' insomma è arrivata. Porella, questa qua avevo preso tipo 4 o 5 pezzi ad 1,50 euro in una profumeria di zona. Poi ho terminato questa qui che è la matita, l'Extra Lasting, no, Long Lasting Eye Pencil di Essence, appunto la Black Fever, che come vedete tiro su ma non esce nessun prodotto. Mi piace tantissimo, 1,99 euro, ottima sia all'esterno che all'interno dell'occhio. Poi ho terminato la mia matita per sopracciglia appunto dell'Avon. Come vedete, eccola qui, non si tempera più, non riesco proprio più a temperarla perché non riesco a farla girare e penso che insomma l'ultima temperata e sarà anche finita la mina. Da questa parte ha il suo sfumino, scovolino appunto per andare a sfumare la matita. Mi piace tantissimo, ne ho riacquistata già un'altra, purtroppo non è più in catalogo, ma come ho detto all'altra ragazza, la stessa colorazione, io ho la blonde. La troviamo in catalogo tra le matite automatiche per sopracciglia, quindi quelle che giriamo ed esce il prodotto. Non c'è la versione più con lo sfumino, però potete arrangiarvi con qualsiasi altro sfumino che si trovano anche nei set di pennelli. Quindi ottimo prodotto. E poi ho, diciamo, butto due prodotti. Uno è un vecchissimo mascara di Avon, è il Super Shock Intense. Però nella colorazione Smoky Violet, no, Intense Violet. E praticamente, ragazze, è questo colore tristissimo qui, che non si capisce neanche più. Allora, innanzitutto ha preso un odore davvero insopportabile. E poi non lo utilizzo, ragazze, non lo utilizzo perché, innanzitutto, ha preso questo colore un po'. Diciamo come se fosse andata male, quindi non mi va di metterlo a contatto con l'occhio. E poi l'avevo acquistato proprio forse nella prima campagna in cui ero presentatrice, sono passati circa 3 anni e mezzo, 4 anni, quindi ragazze lo butto e via. E poi butto questo gloss, diciamo, si chiama Smooth Velvet Lip Color. Era un prodotto fantastico di Avon che purtroppo ha tolto dal commercio. A me piaceva tantissimo, mi si è seccato, ma l'ho utilizzato davvero tanto. Aveva un odore buonissimo. Anche questo ho comprato forse nella mia prima campagna da presentatrice. E praticamente ha questo qui è il colore.
E praticamente ha questa consistenza, cioè è come se fosse una tinta che alla fine poi si secca, cioè quindi ha questa, diciamo, consistenza glossata, diciamo, questa finitura glossata che poi però si secca e rimane sulle labbra. Lo butto perché appunto ha cambiato un po' di consistenza, è quasi terminato perché comunque vedo delle trasparenze qui nella confezione, quindi sta per terminare e sono tantissimi anni che lo utilizzo. Però peccato che l'abbiano tolto dal commercio perché a me è un prodotto che è piaciuto tantissimo. Allora, ragazzi, questi qua sono stati i prodotti che ho terminato. Sono all'incirca 19 prodotti. Sono soddisfattissima come ogni mese e spero di impegnarmi così anche nel prossimo. Fatemi sapere se anche voi avete smaltito dei prodotti. E spero che il video vi piaccia. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo.